Dopo la barf e la casalinga, in questo video ti parlerò di un'altra dieta naturale, e cioè la dieta Raw. Ti racconterò le sue origini, ti spiegherò di cosa si tratta e vedremo insieme i pro e i contro di questo particolare stile alimentare. La dieta Raw è una dieta di formulazione relativamente recente. Nasce infatti tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, quando il dottor Tom Lonsdale, insieme ad altri veterinari, ha dato vita alla Raw Meaty Bones Lobby. Questo gruppo di esperti, guidato in prima persona da Lonsdale, si fa promotore di un messaggio chiaro ed inequivocabile. Solo il ritorno ad un'alimentazione più vicina alle origini del cane può garantire la sua salute e il suo benessere. Nello specifico, il lavoro di ricerca di Lonsdale si è basato sull'osservazione di dingo e di lupi e di come la consumazione di prede comprese ovviamente di carcassa da parte di questi animali selvatici, aiutasse il loro stato di salute. A trarne beneficio era in particolare la dentatura, ma anche il pelo e il sistema immunitario nel suo complesso. Da qui la deduzione logica: se questo vale per gli animali selvatici, di certo vale anche per i nostri. Ecco perciò che nasce la dieta Raw, che, come il nome ci suggerisce, crudo in inglese, si basa sull'idea di offrire principalmente carcasse crude. Certo, reperire prede intere dalla provenienza sicura non è affatto facile. Vediamo quindi insieme come più spesso viene composta una ciotola di Raw. L'ingrediente principale di una ciotola di Raw è costituito da ossa polpose, e cioè ossa ben ricoperte da carne e tessuti connettivi, da dare rigorosamente crude. La scelta specifica di quali ossa includere nel menù va fatta prendendo in considerazione la dimensione della bocca del cane, la sua modalità e abilità masticatoria e i tempi con cui consuma il cibo. Se si tratta di un cucciolo, di un cane che non è abituato a masticare o di uno che mangia in modo particolarmente vorace, si può per esempio iniziare con carcasse di quaglia o di pollo, privilegiando in particolare collo e ali, che possono essere anche frantumate con un pestello o tritate. Carne e ossa vanno tritate insieme. Man mano che il cane cresce e prende sempre più dimestichezza, si può arrivare ad offrirgli carcasse o ossa polpose intere, tenendo sempre in considerazione la sua taglia, la morfologia della sua bocca e l'attenzione che riserva alla masticazione. In generale, la lista degli alimenti disponibili per un carnivoro secondo Lonsdale sono ossa polpose di pollo e di tacchino, i sottoprodotti del pollame come il collo, le zampe o la testa, pesci interi o la testa del pesce e, per i cani di taglia più grande, carcasse di capre, vitelli, pecore, sempre tagliate in pezzi grossi e sempre con carne e ossa insieme, oppure stinchi di maiale. L'ideale è scegliere sempre l'animale che sarebbe la preda perfetta per il tuo cane, escludendo sempre quelle ossa strutturate per reggerne il peso. Perciò, per esempio, no tibia, no femore, che hanno uno scopo puramente ricreativo, ma solo ossa dalla struttura leggera. Le ossa polpose dovranno costituire almeno il 70% della ciotola. A queste si aggiungono poi le frattaglie, quindi cuore, fegato, polmoni, e poi un ingrediente assolutamente caratterizzante questo tipo di dieta, e cioè gli avanzi del nostro cibo. Nello specifico si può trattare di bucce di frutta, di verdura oppure di riso, insomma tutto ciò che riesce a riprodurre il contenuto dell'intestino della preda. La differenza è che all'interno dell'intestino della preda questo materiale vegetale è predigerito, il nostro cibo non lo è. Per questo motivo il suo quantitativo deve essere davvero molto contenuto e non superare mai un terzo della dieta, quasi da rappresentare un piccolo extra aggiunto nella ciotola. Altro elemento caratterizzante questa dieta, che la differenzia per esempio dalla casalinga, di cui, se te lo sei perso, abbiamo parlato in questo video, è l'assenza totale di integrazioni che, secondo Lonsdale, creano squilibri nutrizionali. Concetto condivisibile, a patto però che la carne utilizzata provenga solo da allevamenti estensivi, che il cane in questione non abbia delle specifiche necessità di salute e che si proponga una buona varietà alimentare.
L'ultima peculiarità di questa dieta riguarda il dosaggio giornaliero, che viene calcolato in riferimento a quello che è l'ingrediente principale, e cioè le ossa polpose, e che prevede una partecipazione attiva del proprietario. In linea generale, Lonsdale dà come riferimento il 2-3% del peso di un cane di medie dimensioni. Tuttavia, il proprietario dovrà valutare con attenzione le variazioni di peso e modificare il quantitativo, aumentandolo o diminuendolo a seconda della necessità, fino ad arrivare ad individuare il dosaggio corretto. In definitiva, questo tipo di dieta può ricordare per alcuni aspetti la BARF, che se non sai di cosa si tratta puoi conoscere meglio attraverso il video presente nel canale. Ciò nonostante ha degli elementi fortemente caratterizzanti, tanto da renderla più uno stile di vita che uno stile alimentare. Se dovessimo quindi tirare le somme, elencando i pro e i contro di questo tipo di alimentazione, quello che potremmo dire innanzitutto è che la dieta raw, proprio come la dieta BARF, si basa su concetti corretti. Offrire del cibo naturale fatto da alimenti freschi, oltretutto crudi, ha di certo dei vantaggi nutrizionali, specie rispetto alle crocchette. Il fatto di escludere la cottura, infatti, preserva al massimo tutti i nutrienti della materia prima e ne mantiene pressoché intatte tutte le qualità organolettiche. Inoltre, essendo una dieta composta quasi esclusivamente da ossa polpose, permette al cane di tenere ben allenata la masticazione. In questo modo il cane avrà denti e gengive particolarmente sani, ma sarà anche particolarmente appagato. Come abbiamo già avuto modo di vedere in altri video, la masticazione rilassa particolarmente il cane, rendendolo più sereno. Di contro, però, la composizione di questa dieta è altamente proteica e dal tenore energetico elevato. Del resto è la dieta tipica, come abbiamo visto all'inizio, degli animali selvatici quali il dingo e il lupo, animali che hanno una vita molto diversa dai nostri cani, una vita più attiva, più intensa, per alcuni versi più stressante. Inoltre, dingo e lupi non hanno tutti i giorni e più volte al giorno una bella ciotola di pappa pronta a disposizione. Insomma, le esigenze nutrizionali di un lupo e quelle di un cane domestico, per quanto sportivo, sono molto diverse. Per questo motivo, se desideri prendere in considerazione questo tipo di dieta, accertati prima che sia realmente appropriata al tuo cane e valuta bene le sue specifiche necessità nutrizionali, senza fare troppo riferimento a tabelle precompilate. Inoltre, considera che le ossa non sono per definizione l'alimento perfetto per ogni cane. I cani brachicefali, i cani con problemi di dentizione come i cani anziani, hanno spesso difficoltà nel consumarle. Oltretutto, le ossa hanno tempi digestivi piuttosto lunghi e per questo non sono a volte così indicate per quei cani che hanno particolari patologie gastrointestinali, al cui stomaco e al cui intestino richiederemmo forse uno sforzo eccessivo. Insomma, raw, barf, casalinga sono tutte alternative possibili. La scelta sta a te. L'unica cosa importante è che qualsiasi scelta farai, tu la faccia sempre puntando al meglio. Ma attenzione, accertati che quel meglio sia appropriato per il tuo cane, inteso come individuo a sé, unico ed irripetibile come del resto ogni cane è. Siamo arrivati alla fine di questo video. Se ti è piaciuto, lascia un like e ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e non perderti i prossimi contenuti.